Ciao amici da Frank Bianconero, voi pensavate di liberarvi di me, invece no. E intanto è bella, io lo ripeto, è bella questa unione di intenti. Io parlo sempre fuori dal campo di questa, diciamo, compattezza che stiamo avendo noi tifosi della Juve, quelli almeno che ci tengono alla Juve, quelli che non tengono soltanto ad altro, addirittura a far, ma lasciamo perdere. Addirittura farsi chiamare Juventina tipico, mentre i Juventini sono tipici e di alta qualità, perché ripeto, nella vita si può essere in gamba a fare quello che si fa, ma non si può essere tutti, dirigenti di aziende, amministratori delegati, capisce di calcio, capisce di tattica, capisce di gestione di squadra, capisce di gestione aziendale, tutto si può dire. E lo ripeto, finché noi non siamo bravi a prendere informazioni, a darci, a farci opinioni su persone del mestiere, su persone che sanno di cosa stanno parlando, su tecnicismi difficili ma che vanno ascoltati, poi uno si va a informare. Io per esempio sono un profano della materia e mai mi alzerei la mano dicendo io so, io non so nulla. Faccio fatica a parlare di campo perché proprio il campo è una delle materie più opinabili, perciò per me è la cosa più bella da dover discutere con voi, con me, con tutti quelli che hanno voglia di parlare di calcio, perché gli odiatori, li dico sempre, gli odiatori, gli aizza cattiverie, giù le mani da Guido Vaciago, dal direttore del Tutto Sport, lo dico ancora. Però la sagra non è finita. Sandulli. Ascoltate bene, Sandulli, il prof Piero Sandulli, che ci dovrebbe giudicare fra un mesetto all'incirca, o fra un paio di mesi, comunque dopo diciamo che la Juve farà ricorso al CONI, ha parlato spiegando, poi veniamo alla barzelletta italiana, tanto per cambiare, perché poi dobbiamo capire che queste cose qua non è nel calcio, nello sport, che uno dice, vabbè, è lo sport. No, queste cose qua è lo specchio dell'Italia, perché queste hanno avuto anche altri, diciamo, altri lavori all'interno dello governo, lasciamo perdere. Questo è colui, questo signore qua è colui che nel 2006 ha scaturito la norma sentimento popolare. Perciò quando andrete a commentare, mi raccomando, i commenti, non insulti, non imprecazioni, date opinioni, dite la vostra, sempre come dico io, sempre equilibrati, perché ci dobbiamo sempre distinguere dai pecoroni e dalla massa e dagli odiatori. Perciò il commento come opinioni ci sta sempre ben volentieri, lo sapete benissimo. Perciò vi leggo due paroline, vicepresidente, che è vicepresidente della seconda sezione del collegio di garanzia dello sport presso il CONI. Ripeto che ci dovrà giudicare dopo il ricorso fatto la Juve proprio al CONI. Al CONI, scusate. La società ha ottimi difensori, saprà difendersi al meglio. La sentenza è motivata in diversi aspetti, alcuni delicati come le intercettazioni, che le intercettazioni non sono una prova. In una cosa normale, l'intercettazione che ascolti, poi devi provare che sia effettivamente andata così rispetto a quello che hai ascoltato. Perciò l'intercettazione è l'accusa che deve trovare le prove, non è quello che si deve difendere perché tu hai sentito e dai, hai già nominato, diciamo, hai già definito una sentenza soltanto ascoltando senza indagare. Però questo funziona nella giustizia sportiva. La valutazione del plusvalenze non è semplice. E questo lo sanno pure i muri, fra poco anche mio figlio lo saprà di 6 anni, ma non si può sapere. È una sentenza che dal punto di vista giuridico sta in piedi. La sentenza dice che quelle intercettazioni hanno valore confessorio, cioè nel senso che io dico a mia moglie, senti, cucina pasta e patate. A posto, ha cucinato pasta e patate, però chi va a vedere se mia moglie ha cucinato pasta e piselli? Faccio un esempio, perché Piselli è quello che sta programmando il CONI con la FIGC di dare alla Juve, perché ripeto, questi lo stanno a rifare di nuovo. C'era un grande film di Michele Placido che diceva, questi stanno a rifare di nuovo,
per la seconda volta il giochetto del 2006. Però questa volta siamo almeno più combattivi, sia da parte della società e sia come tifo. Questa sentenza non è diversa dalla prima, si colloca nello stesso filone processuale dell'altra. Non puoi processare per due filoni uguali. Però si sono inventati dal 31, dall'articolo 31 a passare dal 4 e poi ritornare al 31. Io da ignorante, eh? L'annullamento di quella e di una recessione. L'attenzione che è stata posta sulla slealtà nella seconda è legata a ciò che è stata acquisita attraverso la Procura di Torino e ciò che adesso ha fornito la Consob. La Consob, che in teoria dovrebbe dare atti di contabilità, poi vedremo se farà parte di una prova o meno, però io quello che dico, questo è un signore che dovrà giudicare insieme al pool, scusate se dico, insieme al pool che dovrà giudicare questa sentenza dei 15 punti dopo che la Juve farà ricorso, ha fatto ricorso, e si mette a parlare così tranquillamente. La cosa ancora goffa è che Coni doveva dire alza i piedi e sparisci, in teoria. Invece cosa fa il Coni? Ascoltate bene come l'avete letto un po' tutti. Cosa fa il Coni? Il Coni fa un comunicato stampa che si dissocia come, diciamo, associazione di quello che ha detto Sandulli, perché lui ha parlato a titolo prettamente personale. Allora ditemi voi, come posso io credere a una cavolata del genere? Questo ha già detto che andrà così, questo ha già detto che funziona tutto, questo ha già detto che hanno deciso, questo ha dato la sentenza un mese prima di quello che sarà il ricorso. Ma voi mi dite, anche quelli che tifano altre squadre, ma quelli ovviamente che hanno un senso logico, ovviamente che usano un po' di logica, ma come si fa? Ma li vorrei vedere se un giorno si alzasse e diventasse procuratore della federazione un tifoso juventino e cominciasse a martellare le altre squadre. E vorrei proprio stare dietro le quinte a vedere le vostre facce, quello che dite. Ma la cosa forte in questo momento è che a quelli della giustizia sportiva gli dà ragione soltanto Grassani e Sica, guarda caso di dove sono e chi difendono. Ripeto che Grassani difendeva il Pisa dicendo che le plusvalenze sono lecite, poi andava a Dazon dicendo che è giusto dare i 15 punti alla Juve. Perciò ragazzi, qua siamo proprio come fa, diciamo, il meme che gira sui social di Cruciani, arriva sempre di là l'odore acre, l'odore strano. E infatti, io non sarò mai uno juventino atipico per mischiarmi a quelli là, che anziché esaltare, esultare, approfondire tutto ciò che di bello sta facendo la loro squadra, al primo posto meritatamente, che però rimarrà sempre uno scudetto finto fasullo perché, diciamo, assegnato dalla Procura federale, parlano della Juve. E ripeto, come sempre, noi dobbiamo essere orgogliosi di questi elementi che parlano sempre di Juve. Noi dobbiamo essere semplicemente orgogliosi. Perché questi, pensate che vita brutta, brutta, triste, molle potevano avere se non ci fosse stata la Juve. Mentre c'è la Juve li fa sentire un po' vivi. Però non è che sono intelligenti per forza. Li fa sentire un po' vivi per far dare quattro chiacchiere con le sciarpette addosso, con belle imposizioni, con tweet da grandi della cultura italiana. Invece no. Perché questa volta, secondo me sarà diverso. Perché intanto la Juve si difende, se si sarebbe difesa nel 2006 sarebbe andata sicuramente diversamente. E poi vedremo come andrà a finire. Ma io starò sempre lì seduto ad aspettare la fine del calcio italiano. Perché noi ce ne andremo, non è quest'anno, è l'anno prossimo, vediamo la Corte Europea. E sicuramente, come ha scritto un altro super ex direttore di una rete pubblica, il calcio sarà migliore. Il calcio sarà migliore proprio perché sarà povero, come ciò che descrivete, come descrivete la Juve voi. E ricordatevi che io non sarò mai juventino atipico. Io sono juventino tipico, dop, doc, non voglio mai essere mischiato con quelli là. Ciao a tutti da Frank Bianconero, iscrivetevi al canale.